Ciao a tutti ragazzi, come state? Bentornati o se non mi conoscete, benvenuti sul mio canale. Allora, io lo so che adesso direte, ma di nuovo si parla di capelli? Lo so, giuro che io avevo tutte le mie buone intenzioni di cambiare argomento e questo sarebbe dovuto essere un video di skincare, che ci sarà comunque, sarà il video prossimo a questo qui, quindi se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanella così vi arriva la notifica. Solo che ho trovato questo prodotto che non potevo, cioè, non potevo veramente non provarlo, ma soprattutto non potevo provarlo senza di voi. Stiamo parlando di qualcosa di molto interessante, non l'ho mai provato, è la prima volta, non avevo proprio neanche mai sentito parlare, mi sono imbattuta assolutamente per caso. E se funziona, secondo me è la svolta, soprattutto in questo periodo in cui non possiamo andare dal parrucchiere per fare dei trattamenti. Quindi oggi appunto andremo a provare insieme un kit di ricostruzione, adesso vi faccio vedere quale, e questo è il motivo della mia stupendissima mise super chic quarantena 2.0. Il prodotto in questione è questo, si chiama Keraplex e di Diego Della Palma, ha un prezzo straordinariamente super accessibile. Devo dire che rispetto agli standard di prezzo di Diego Della Palma è piuttosto economico. Si compone di due fasi, due fialette. È molto semplice da fare. Qua dice che è un kit di ricostruzione immediata, quindi promette risultati visibili e dimostrati dopo un solo trattamento. Vedremo, vedremo. Qua dice che aumenta la resistenza della rottura al 90%, migliora la struttura del capello all'80%, aumenta la lucentezza al 46%, aumenta la pettinabilità al 29%. Specifica inoltre che va benissimo per tutti i tipi di capelli, anche quelli estremamente danneggiati. Quindi se avete fatto delle decolorazioni a casa, vi vedo, vi vedo. Può essere un aiuto, appunto, se funziona, e io mi auguro di sì. Qua c'è scritto grosso anche proprio efficacia comprovata. Ma è scritto proprio grosso, quindi, cioè, se mi prendi per i fondelli, guarda, mi arrabbio, eh. Bando alle ciance, iniziamo subito. Per prima cosa bisogna inumidire i capelli e applicare tutto il contenuto della fase 1. Dopodiché indossare la cuffia che si trova nella confezione già e lasciare agire 5-10 minuti. Ovviamente io lo lascerò agire 10 minuti perché meglio abbondare che deficere. Ecco qua, il kit è questo. Queste sono le fasi. Fase 1: siero intensivo, fase 2 maschera intensiva e qua c'è la cuffietta. Quindi scusate lo stato in cui si trovano i miei capelli, me li sarei dovuti lavare ieri, ma sapendo di voler registrare questo video non l'ho fatto, perciò sono un po' come so. Pettiniamo. Vi faccio vedere lo stato delle mie punte. Io purtroppo ho delle punte molto molto fragili. Così vedete anche bene il prima e il dopo. E come potete vedere ne ho davvero tante di doppie punte, tipo queste sono molto rovinate. Ok, spero di aver sistemato l'inquadratura in modo che riusciate a vedere meglio anche voi e io sono un po' più comoda perché riesco a vedermi meglio allo specchio. Allora, mi aiuto con una pinza. Tra l'altro da questa visuale potete ammirare bene il mio adoppiamento e anche questa cosa che ho fatto. Cos'è? Vabbè. Si apre quella tirando su così. Sono veramente molto incuriosita. Ok. Ovviamente lo applico prima sulle mani e poi sui capelli. È assolutamente inodore, molto lattiginoso come consistenza. Riuscite a vedere bene e non ha nessun tipo di odore, molto semplice da applicare, non mi sta sporcando né la maglietta né niente, non sta colando, si assorbe molto in fretta. Thank you.
veloce, cioè credo che ci voglia in generale una mezz'oretta. Raccolgo i capelli in uno chignon basso, dopodiché metteremo quella fantastica cuffia. Ok, allora per il momento la mia videocamera mi aveva abbandonata, però nel frattempo sono passati 10 minuti, quindi possiamo passare alla fase 2. Qua dice togliere momentaneamente la cuffia e senza risciacquare applicare direttamente sui capelli tutto il contenuto della fase 2. Indossare nuovamente la cuffia e lasciare agire altri 10-15 minuti. Ok, la fase 2 rispetto alla fase 1 è molto più cremosa come consistenza, sembra proprio un balsamo ed è profumata, ha un profumo floreale. Comoda anche il fatto che le due fasi si facciano consecutivamente senza dover sciacquare i capelli, perché doverli sciacquare è un po' scomodo, soprattutto se uno ha la doccia, perché deve farsi la doccia per forza, poi esci, sei bagnato, ti devi asciugare, insomma è un po' più macchinoso, diciamo, come processo. Invece così è molto semplice perché lavi i capelli poi una volta sola, cioè vai sotto l'acqua solo una volta. Ok, allora sono passati 15 minuti, anche di più in realtà, perché poi madonna ho freddo. Perché mi hanno chiamata e quindi alla fine credo siano passati, non lo so, 20 minuti, non ho idea. E adesso possiamo procedere con lo shampoo, quindi adesso vado a lavarmi i capelli. Allora, questo è uno dei video più complicati, più difficili che io abbia mai girato, ma non per il video in sé, ma per tutto quello che sta succedendo intorno, cioè praticamente, ok, sono uscita dalla doccia, mi sono asciugata, i capelli sono quasi asciutti perché nel frattempo sono successe cose e si sono asciugati un po' i capelli. Allora, io vado a mettere, a questo, già così comunque non è che ho proprio delle buonissime impressioni perché le mie punte sembrano mi sembrano come prima, assolutamente come prima. Comunque vado a mettere questo fluido lisciante alla vaniglia, questo è un prodotto di Noah, è un prodotto naturale per i capelli e serve appunto a contenere un po' l'effetto crespo, aiutare la piastra a lisciarlo, quindi aiutare la piega e anche a proteggerlo dal colore, dal calore. Boh raga, io non è che vedo così tanti miglioramenti sulle punte. Comunque adesso vado ad asciugarli e a fare la piega, così poi vediamo la situazione da asciutti. Ok, allora non ho messo né olio né niente sulle punte per farvi vedere bene, non so se li ho stirati benissimo i capelli, non ho ripreso perché tanto vi lascio qua sopra il video dove vi faccio vedere cosa uso e con cosa faccio la piega. Considerazioni, allora io non vorrei esagerare, però a me le punte sembrano più secche. Allora, innanzitutto, io ho i capelli molto spessi di mio. Sicuramente li ha riempiti perché io li sento al tatto molto più grossi, ok? Molto proprio più spessi. Quindi, per me questo è un punto a sfavore, perché avendo il capello già di per sé molto grosso e crespo, andarlo ad ingrossare ancora di più, ottengo l'effetto di
capello appesantito, quindi non è una cosa che amo particolarmente. Le punte sono chiuse, però io le sento secche, eppure ho usato sempre i miei soliti prodotti, cioè li vedo anche più spenti, non so se in videocamera rende, forse guardandoli in confronto al video che ho pubblicato la scorsa settimana potete notarlo anche voi, potete notare la differenza, quindi che delusione, che tristezza, cioè non so se consigliarlo o no. Sono un po' così, forse per chi ha un capello molto sottile può andar bene, ovviamente non mi aspettavo un risultato come una ricostruzione fatta in salone. Sono proprio perplessa per le punte, queste punte che le vedo più secche del solito, cioè mi sembra di avere le doppie punte anche dove prima non le avevo, quindi non capisco. A questo punto non vado a mettere l'olio, ma vado a mettere l'air food alla banana della Fructis, quindi vado a mettere una crema visto che li sento così tanto secchi. Allora, in conclusione, che cosa posso dire? Secondo me, bene o male, soprattutto per il prezzo che ha, è un prodotto valido, ma per me non è indicato per tutti i tipi di capelli. Credo che possa andare bene solo sui capelli sottili, non lo so. Se voi l'avete provato, scrivetemelo qua sotto nei commenti, fatemi sapere la vostra esperienza, così cerco anch'io di capire. Flop. Vabbè, io spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, ci vediamo nel prossimo video che sarà di skincare appunto. Ciao!